Ciao a tutti ragazzi, allora siamo giunti finalmente nel pack opening forse più epico che vi abbia mai portato qui sul canale. Quindi ragazzi, vi invito già da adesso a lasciare un mi piace perché credetemi che questo pack opening merita almeno 200 mi piace, quindi spolliciate come dei matti. Ovviamente per altri pack opening, però in particolare per questo pack opening perché è un qualcosa davvero di incredibile. Quindi ragazzi, io adesso vi lascio al video, buona visione. Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati nel mio canale, io sono Blaziken68, benvenuti in questo nuovo video. Siamo in un nuovo video qui su Dragon Ball Z Dokken Battle e siamo prontissimi ad effettuare un nuovo pack opening che questa volta sarà in pratica non suddiviso in due parti, ma sarà un misto fra la serie reroll e la serie principale. Infatti nella prima parte andremo in pratica spacchettare sul nostro nuovo account giapponese, come potete vedere, della serie reroll, e dopodiché passeremo all'account principale sul global, quello lì in pratica dove abbiamo gli SSR e abbiamo anche ultra rari adesso, in cui ci andremo a fare una multisummon da 50 in cui c'è un SSR garantito. Quindi regà, ne vedremo davvero delle belle in questo pack opening sicuramente, però io direi che senza perderci in chiacchiere possiamo andare subito nelle summon. Andiamo a vedere un pochino quali summon ci aspettano qui. Allora, abbiamo ovviamente quella là degli SSR da 5 Dragonstone che non ci importa. Poi abbiamo una multisummon, credo praticamente sia identica a quella lì del Global che ci andremo a fare più tardi. E quindi questa ce la facciamo assolutamente perché ci dà un SSR assicurato. Poi abbiamo questa qui che sinceramente non so cosa sia. Credo si riferisca ai Super Saiyan di secondo livello. E in pratica per 3 Dragonstone non so cosa fa sinceramente. Ce la proviamo assolutamente. Poi abbiamo le solite. E quindi io direi che possiamo iniziare con questa qui da 3 Dragonstone. E iniziamo a vedere un pochino cosa ci esce da qui. E magari ci regoliamo di conseguenza. Dobbiamo calcolare comunque che dobbiamo sfruttare quella lì anche da 50, la multisummon. Quindi mi farò un piccolo calcolo al momento. Allora, iniziamo subito con questa. Sembra non essere nulla qui. Vediamo. Era quasi bloccato. Cioè, vabbè. Sinceramente non ho capito di cosa si tratta questa summon. Però, già che ci esce un mercenario Tao, cosa sarebbe questa summon? Quindi, cos'è? Si aprono cose a caso. Torniamo di nuovo nelle summon. Vediamo un attimino se quella lì è scomparsa. Dovrebbe essere scomparsa però. Quindi quella lì dovrebbe essere una summon che invece di 5, anzi una single summon che invece di 5 Dragonstone te ne fa in pratica utilizzare 3. Quindi roba da poco davvero, regà. Spero almeno che gli SSR, o meglio, non ricordo più come si dice, la percentuale magari di SSR sia almeno incrementata lì, magari provateci. Comunque, tutte queste Dragonstone che vedete in pratica, raga, me le hanno date tutte dopo aver rirollato. Credo che ci sia un evento in cui danno Dragonstone davvero a palate. Quindi, raga, fate dei reroll sul giapponese o magari scaricatevi adesso la versione giapponese perché vi danno davvero tantissime Dragonstone. Quindi direi di andarci a fare una single summon da qui di 5. E poi una volta arrivati a 50 terminiamo con la multisummon con l'SSR garantito per poi passare anche alla versione principale, al nostro account principale. Quindi Super Saiyan, vediamo un pochino cosa ci uscirà da qui, Super Saiyan di secondo livello. Non ci dà il terzo livello qui. Vediamo un attimo. Sembra quasi che si vuole bloccare ogni tanto. Allora, Gohan Super Saiyan adulto SR che già abbiamo nell'account principale, quindi per il momento non ci interessa per nulla. Quindi andiamo con una nuova single summon. E come vi dicevo, se ho capito bene, da queste single summon dovrebbero uscire, diciamo, i personaggi più rari dovrebbero essere i Super Saiyan di secondo livello. Poi vediamo, Quindi nuova summon. Questa sembra essere normalissima, ma vediamo lo stesso. Nulla. Zarbon, si vede già da qui. Ok, quindi Zarbon ar Stavo per dire raro mischiato a un R. Quindi è uscito un R. Lasciamo perdere. Proviamone un'altra. Poi magari ci buttiamo un attimo sulle altre tipologie di single summon. E quindi terminiamo con la multisummon.
con l'SSR assicurato, almeno credo. Il giapponese fino a prova contraria, ancora non so leggerlo. Niente, ancora qui, niente Super Saiyan. Vediamo un attimino. Sono davvero curioso. Vediamo. Goten. Vabbè. Ti puoi levare dalle scatole, sinceramente, mio caro Goten. Quindi passiamo a quelle altre summon. Vediamo un pochino da lì cosa ci possiamo aspettare. Ne possiamo fare altre due di single summon. Quindi io mi butterei qui. Mi sembra che ci siano personaggi abbastanza belli. Buttiamoci, vediamo come va a finire. Quindi noi ovviamente puntiamo su Vegeta, Super Saiyan God, Super Saiyan Goku, Super Saiyan God, davvero fighissimo. Bills, quel Goku che lancia la sfera Genkidama, anzi la super sfera Genkidama, anche bellissimo. Dammi almeno, ok, almeno Super Saiyan. Quindi possiamo sperare in qualcosa. Secondo livello. Terzo livello ragazzi, terzo livello. Due SSR almeno assicurati in questo episodio. Vediamo. Niente raga. La versione giapponese è in qualcosa di impossibile. Cioè non possono uscire SSR ma escono sempre questi qui. Non è possibile. Non mi va bene. Cioè non mi può uscire il maestro Muten SSR. Dai. Quando ho visto la forma nemmeno la ricordavo. Ho detto ok, mi è uscito un personaggio della Madonna. E invece non mi è uscito praticamente nulla. Lasciamolo perdere proprio quello lì. Allora, quindi vediamo da questa qui cosa ci esce. Non ci uscirà nulla sicuramente. Ricom. Sì, lo vedevo già dal culo. Quindi SR. Vabbè. Ci sono dei personaggi che sono SR, alcuni SSR che sono discutibilissimi sul giapponese. E quindi rimaniamo a 50 Dragonstone. E quindi ci andiamo a fare la multisummon con l'SSR assicurato. Possiamo farla una volta nella nostra vita, diciamolo così. E quindi credo che sia proprio per il primo anniversario addirittura di Dragon Ball Z Dock and Battle giapponese. Quindi siamo prontissimi per questa multisummon. Io non lo lascio, Speriamo di beccare qualcosa di potentissimo, magari anche più di un SSR. Ma nemmeno un Super Saiyan di terzo livello, giusto? Così. Allora, il primo è Majin Buu, questo è SR. Assolutamente. E uno ce lo siamo tolti davanti. Poi prossimo Vegeta Super Saiyan, questo dovrebbe essere SR. Ok, anche questo è SR. Intanto, vabbè. Prossimo. Super Buu con Piccolo, e dovrebbe essere anche Gotenks assorbito di terzo livello, quindi SR, anche ce lo siamo tolti da mezzo. Prossimo. Super Trunks. Super Trunks, signori, Super Trunks SSR, questo sì che è davvero un bel personaggio. Super Trunks mi è sempre piaciuto sia come personaggio sia su Dragon Ball Z Dock and Battle, insieme anche a Bardock Super Saiyan. Però questo raga è davvero figo come personaggio, anche se comunque sul global lo hanno abbastanza persone. Quindi contenti in parte, almeno raga non è Freezer, non è Freezer seconda trasformazione, non è Muten, non è C17, che ne so, roba del genere. Prossima. Quindi qui comunque già ci siamo giocati il primo SSR. Speriamo che ce ne esca un altro, Babidi addirittura SR. Poi Bardock. Bardock Super Saiyan SR. Questo mi piace. Questo è un bel personaggio. Anche se SR, ma comunque è un bel personaggio. Agile, quindi bene o male. Vediamo, prossimo. Trunks Super Saiyan con quel Goten vicino, abbastanza carino, SR. Anche questo non male come personaggio. Prossimo C18. Questa dovrebbe essere proprio rara, infatti. ER. Prossimo. Addirittura Paragas. Cioè raga, c'è Paragas su Dragon Ball Z Dock and Battle giapponese SR. Quindi qualcosa di fighissimo. Dai, portatecelo anche sul globo. Ancora. Sì! Sì, ragazzi, sì! Veget, Veget, Vegito, come vogliamo chiamarlo? Vegeku
chiamatelo come volete, SSR. Questo sì che è bello, raga. Quindi siamo a 3 SSR almeno in questo pack opening davvero fenomenale. Ovviamente questi qui erano, uno era garantito, però l'abbiamo trovato quello lì, Muten, dalla single summon, lasciamo perdere. Però dai, Veget e l'altro chi era? Ho già dimenticato. E Super Trunks SSR. E quindi davvero ottima questa multisummon, raga, ci è uscito solo un R, ci è uscito Bardak SR che mi piace tantissimo. Cos'è? Cosa sta succedendo? Mi si toglie dal gioco all'improvviso, vabbè. Quindi Bardak Super Saiyan SR, Trunks Super Saiyan SR, Paragas, Babidi, lasciamo perdere, Super Buu anche lasciamo perdere, Vegeta Super Saiyan, Majin Buu, Super Trunks, non so se già l'ho detto, e ragazzi, Veget o Vegito SSR. Quindi davvero stupenda questa summon. E quindi voglio sapere assolutamente da voi se dobbiamo tenerci questo account, e quindi continuiamo ancora su questo account giapponese. Quindi per il momento lasciamo da parte l'account giapponese e spostiamoci quindi sull'account principale. Ok ragazzi, eccoci giunti quindi nel nostro account principale su Dragon Ball Z Dokken Battle versione global. Ovviamente come potete vedere siamo rank 57, 134 Dragon Stone che con il tempo sto riuscendo ad accumulare mano a mano, e ovviamente ci portiamo nelle summon poiché abbiamo una multisummon da 50 con l'SSR assicurato da fare. Ovviamente ci faremo solo questa, poi le Dragon Stone, regà, me le conservo per un prossimo pack opening quando ci saranno eventi un pochino più carini, perché questi qui sinceramente non mi piacciono, anzi questo qui sinceramente non è che mi dica molto. Quindi ragazzi, siamo prontissimi, qui davvero c'è da esultare se ci esce qualche SSR buono, ottimo, perché qui siamo sull'account principale, raga, che è quello che uso io. Quindi siamo prontissimi, raga, non sto più nella pelle, sono emozionatissimo. Quindi multisummon per una volta soltanto, 50 Dragon Stone per un SSR garantito. Vado. Sono andato, raga. Sono prontissimo. Stringo a me il nostro iPad e speriamo. Lo stringo fortissimo e speriamo che ci esca qualcosa di finissimo. Intanto non ho visto nemmeno le Dragon Stone che scendevano lì, lasciamo perdere. Raga, sono teso. Dai che arcobaleno, già è ottimo. Dai, Super Saiyan, anche questo è ottimo. Dai. Ok, Super Saiyan. Super Saiyan di secondo livello, di sicuro. Dammi anche il terzo livello così per farmi vedere. Dai, terzo livello. È bellissimo già così, per farmi vedere che mi uscirà qualcosa di raro, forse. Primo. Questo qui che non ricorderò mai il nome, comunque uno Bujin. Non ricorderò comunque mai il nome anche dopo questo pack opening. Prossimo, eh. Sono teso, regà, sono tesissimo a mille. Videl. Quindi non ce ne può importare di meno con Videl, eh. Rara. Poi prossimo C18, rara. Si vede già da qui. Non ce ne può importare di meno, regà. La prossima non la voglio guardare. Non la guardo la prossima. Aspettate. Ok, già si è sentito il rumore, pure il tuono. Genio. Quindi, siamo ancora coperti. Prossima non la guardo. Dai, dammi qualcosa. Dammi qualcosa. Qualcosa di buono, per favore. Raga, voi sapete cosa è uscito. Voglio vedere, voglio vedere. Majin Vegeta, grandi. Grandi, raga. Grandissimi così. Majin Vegeta era uno dei migliori che mi potessi aspettare, raga. Assolutamente non volevo Majin Buu o il Super Buu, diciamo, uscito male, mettiamola così. Però volevo assolutamente Goku Super Saiyan terzo livello, oppure Majin Vegeta, o magari anche Ultimate One. Però raga, Majin Vegeta davvero splendido come personaggio. Quindi passiamo oltre. Il nostro SSR ce lo siamo già giocati, però potrebbe esserci ancora possibilità. Quindi prossimo, vediamo. Dovrebbe essere C16 questo. Ok, C16. Dovrebbe essere raro. Ok, raro. Prossima. Vediamo. Lasciamo perdere. Non so come si chiami, sinceramente. Quindi, Rasin. Prossima. Vediamo.
Dodoria? Sì, Dodoria. Dovrebbe essere SR questo, lo vedo da SR. Ok, R. Raga, quanti ne abbiamo fatti? Ne manca ancora una? Vediamo. Trunks SR. Non male, questo me lo tengo. Questo me lo tengo, magari lo alleno un pochino e lo metto nella squadra perché mi servono i tecnici. Dai che super. Majin Vegeta è anche tecnico. Quindi ottimo davvero. Prossimo. No, Rugua, regà, non ci voglio. No, non ci voglio credere. Non ci voglio. Regà, se perdo. E dico, se perdo questa registrazione. Perché ne ho persa una, non so se ve l'ho fatta vedere, del reroll giapponese. Come erano uscito tra l'altro mi sembra 2S01. Però roba da niente. Freezer seconda trasformazione. Se perdo questa, io non so cosa succede. Cosa mi succede? Non è possibile. Lasciamo perdere che uno era garantito, ma non è possibile. Che troviamo? In una multisammo? Majin Vegeta e Goku Super Saiyan di terzo livello SSR. Non è possibile! E dall'altra parte chi avevamo trovato? Super Trunks e Veget. Oggi è un sogno, oggi è un sogno. Raga, sfruttatevi assolutamente. Non so quando vi farò uscire questo pack opening, ma sfruttatevi assolutamente questa summon. Perché se avete culo come me in questo momento. No, regà. No, no, no. Vabbè. Ce n'è ancora un'altra volta. No. Sarebbe stato il colmo, eh. Regà, non ci credo. Majin Vegeta SSR. Non è SR. Lo blocchiamo assolutamente. Tecnico. E new entry. Nella nuova squadra di Rossi abbiamo Goku Super Saiyan di terzo livello. Quindi ragazzi, non avrei immaginato un pack opening più bello di questo. Questo è stato il pack opening forse più epico che abbia mai portato su questo canale. Quindi ragazzi, spero assolutamente con questa schermata che vi sia piaciuto questo pack opening. Vi invito a lasciare miriadi di like per un altro pack opening, sempre sull'account principale e anche nelle serie reroll. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, lasciatemi nei commenti, fatemi sapere chi avete trovato voi dai vostri pack opening e soprattutto dall'SSR garantito. Qui come vedete siamo stati sculatissimi con due SSR dalla Summon in cui ce ne dava soltanto uno. Quindi lasciate un mi piace, lasciate un commento, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E quindi ragazzi, io contentissimo del mio pack opening appena registrato, vi do appuntamento al prossimo video.